carissimi amici del Sagittario, non vedevo l'ora di farvi questa stesa, ok, di sapere, sono tanto curiosa per il segno del Sagittario, di sapere che cosa accadrà nella settimana dal 6 al 12, c'è proprio un senso di curiosità, quindi mi dedicherò in particolar modo alla stesa. Allora, cosa dirvi, cosa ricordarvi? Per le persone nuove, chiaramente invito a iscrivervi al canale, se vi piacciono i video, a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se avete bisogno di me, di qualsiasi genere di informazione, vi dico che sul canale, proprio nella voce informazioni, ci sono i miei contatti, potete tranquillamente scrivermi. E poi, come dico sempre, lasciare un like, un commento lì dove vi è piaciuto il video, e il commento sapete bene che mi piace di più. Allora, finiamo di mescolare queste carte e poi andiamo a esaudire la mia curiosità e nel frattempo lasciare l'oroscopo a voi. Allora, vediamo per i nostri amici del segno del Sagittario come sarà la settimana dal 6 al 12 giugno 2022. Quali saranno le novità, come sarà questa settimana, cosa il segno del Sagittario deve venire a sapere dal 6 al 12 giugno 2022. Lo vado a chiedere a 5 carte, per favore. La scopriamo dopo. Oh, che bello! Le vedete tutte? Sì, un attimo. Ai 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 ai. Allora, vi vado prima a dire la coppia. Due coppia di coppe e bastoni. Ok, innanzitutto c'è qualcuno vi cita o qualcuno vi invia, c'è una carta, un qualcosa che vi arriva di scritto che non vi piacerà e poi andremo ad approfondire eventualmente. No, questa è una notizia, una notizia aperta e chiusa parentesi. Non so se vedete il 3 di spade, la carta che mi è saltata, il 3 di spade rovesciato, 3 di spade rovesciato. Allora, andiamo prima ad analizzare la carta che chiaramente mi è saltata. Ci sono delle menzogne questa settimana, delle menzogne che verranno a galla, verranno alla luce, ok? C'è un qualcuno che vuole farvi, tra virgolette, del male, ok? Cercate di capire il senso, mi mancano comunque anche le parole oggi. E c'è qualcuno che comunque agisce alle vostre spalle, vuole farvi del male, ma e quindi ci potrebbe anche essere eventualmente un allontanamento da questa persona, o probabilmente già c'è stato un allontanamento da questa persona, che vi porta in questa settimana ad avere un nuovo inizio, un qualcosa di nuovo, di bello, arrivo di buone notizie, un nuovo inizio anche di una relazione, oppure eventualmente lì dove vi siete allontanati da qualcuno c'è un rincontrarsi, un parlare, un ricominciare ripartendo da zero. C'è tanta riflessione però che dovete fare in merito comunque sia a dei sentimenti, in merito a una determinata cosa. Dovete riflettere per come fare per portare avanti determinate cose lì dove magari vi restano ancora dei dubbi, ok? Abbiamo un due di coppe, come vi ho detto, dei sentimenti, riflettere eventualmente su dei sentimenti, ci sono delle novità, dei cambiamenti, quindi nuovo inizio, cambiamenti, qualcosa comunque di buono che vi fa andare verso qualcosa comunque di positivo, ok? Ci sono delle novità che stanno per sbocciare, stanno per maturare,
c'è un qualcosa che cresce man mano, sotto qualsiasi punto di vista, ok? Anche se qua, insomma, è molto basato sui sentimenti. Fino adesso avete gettato energie per situazioni che sono state inconcludenti. In questo nuovo inizio ci dovete capire che lì dove avete buttato le vostre energie, vi siete dedicati comunque sia ad altro, per permettervi di ricominciare, di andare avanti, dovete comunque cercare di allontanarvi da un membro della famiglia che vi ha creato soltanto delle delusioni, dove non vi fa stare bene questo ambiente, questo luogo, non proprio questo luogo, proprio questo componente della famiglia, ok? E perché dovete farlo? Dovete prenderlo in considerazione, perché tutto questo, questo nuovo inizio, questo voler ricominciare, questo voler andare oltre, ne vale la pena, ok? L'allontanamento anche da qualcuno che comunque vi ha provocato delle delusioni, ne vale la pena farlo, perché? Perché ne vale il vostro futuro. Dovete guardare con attenzione comunque sia al vostro futuro. Qui quindi abbiamo un allontanamento iniziale, probabilmente non è l'allontanamento giusto che dovevate fare, ecco perché c'è un inizio di un qualcosa comunque sia di nuovo, ma vi dovete comunque sia allontanare da chi vi ha creato dei dispiaceri, per guardare benissimo al vostro futuro e mettere le basi per il vostro futuro. E vi comunico che in questa settimana ci saranno anche dei sotterfugi, delle bugie che verranno comunque sia a galla, sotterfugi e bugie di persone che credevate fidate, dove vi potevate comunque fidare. Allora, saranno smascherati, quindi o voi riuscirete a smascherarli, ok, oppure verrà smascherato, un qualcosa verrà smascherato. Allora, andiamo a chiarire questo nuovo inizio, quindi lasciamo perdere il 3 di spade perché è una carta che comunque è saltata, non la vado neanche a prendere in considerazione, ma sappiamo di che cosa si tratta. Partiamo direttamente da questo nuovo inizio, quindi da questo 9 di coppe. Cosa vuole comunicare il 9 di coppe al segno del Sagittario nella settimana che va dal 6 al 12 giugno 2022? Ci sono delle novità, c'è una giustizia che riuscirete ad ottenere in questa settimana, quindi ci sono delle belle novità, il ricominciare un qualcosa con comunque delle basi e in un certo qual modo una giustizia su qualcuno che fino adesso ha agito alle vostre spalle, e quindi avrete, ripeto, in un certo qual modo avrete comunque della gratificazione, ok? Quindi starete comunque bene, riuscirete ad iniziare ad avere dei piccoli successi. Andiamo a vedere invece questo 6 di bastoni. Cosa vuole comunicare al segno del Sagittario? Allora, questo 6 di bastoni, oltre che comunicarvi il dover riflettere, parla anche di uno stato d'animo che va un po' giù di corda. Ma perché? Appunto, per questo nuovo inizio, per quello che avete comunque saputo, per la giustizia che comunque c'è, dovete riflettere su determinate cose, su questo qualcosa di nuovo che avete deciso comunque di voler iniziare, di voler comunque andare avanti, che in un certo qual modo vi porta anche a situazioni comunque sia, che se voi volete una determinata situazione fatta in un determinato modo, ci sono comunque dei blocchi, ok? Allora, come dovete partire
ricominciare il tutto così come siete intenzionati a fare. Dovete uscire da determinate, cambiare direzione, non determinati schemi, cambiare completamente direzione, rivolgervi, andare verso un qualcosa che vi fa star bene e non comunque rimanere sempre su una determinata situazione, perché comunque io vedo che per voi c'è in un certo qual modo una stabilità, perché abbiamo comunque un 10 di denari, comunque uno star bene, avere una certa posizione, quindi il vostro successo voi lo avete, ci sono degli ottimi comunque risultati, solo che dovete cambiare direzione. Andiamo a chiarire il 2 di coppe, andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni. Anche qui ci parla comunque di belle notizie a livello sentimentale, una carta dove comunque c'è dell'amore, quindi c'è un qualcosa. E per far andare bene queste cose qua, ripeto, dovete cambiare direzione, allontanarvi da un qualcuno che fino adesso vi ha messo il bastone fra le ruote. C'è qualcuno che è innamoratissimo di voi, ma proprio innamoratissimo, prova un qualcosa proprio di bello, ma veramente bello, che cerca di fare per voi comunque il massimo, ok? Per voi è una persona comunque di grande, è un grande punto di riferimento, una persona che comunque sia vi sostiene e vi potete fidare tranquillamente. Per ottenere, ripeto, dei risultati con questa persona ci dovete andare comunque sia con calma. Il nuovo inizio va bene, ma ci sono, ripeto, delle situazioni che dovete mettere a fuoco, che dovete comunque sia sistemare, ok? Ci sono delle problematiche passate, delle persone comunque del passato che continuano a creare comunque problemi, e voi proprio qui lo capirete. Ecco perché è il caso di allontanare determinate situazioni per poter avere fortuna. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni rovesciato. Cosa vuole comunicare? Questo allontanamento da un membro della famiglia. Che cosa significa? Benissimo. Voi fino adesso vi siete dedicati, come vi ho detto, c'è stato comunque sia uno spreco di energie nei confronti di una situazione che comunque sia non vi ha portato nulla. Avete deciso di iniziare un qualcosa di nuovo? Ben venga, ok, ma c'è sempre qualcuno che vi mette il bastone comunque fra le ruote. Quindi dovrete parlare chiaramente e comunicare che cosa voi in realtà volete. Non potete continuare ad andare avanti, ok? Cercando comunque di avere sempre quegli ostacoli, quei conflitti, ok? Dovete comunicare chiaramente quello che volete per poter arrivare ad avere in un certo qual modo gioia, serenità, delle vostre comunque soddisfazioni, perché è arrivato comunque il momento di raccogliere i vostri frutti. Ma dovete essere molto chiari, dovete comunicarlo proprio in una maniera molto, molto chiara, ma molto chiara, ok? Anche perché l'allontanamento da questa persona, da queste persone, ok, da questo membro, vi può soltanto far bene, perché in realtà vi andrete a rendere conto, ok, che c'è qualcosa di falso proprio in famiglia, che non vi porta comunque da nessuna parte, assolutamente non vi porta da nessuna parte. Quindi per cercare di ottenere delle vostre soddisfazioni,
ok? A risolvere delle problematiche dovete parlare chiaro e allontanarvi, e solo in quel caso potreste avere comunque sia degli avvenimenti positivi. Si è formata anche un'altra coppia, scusatemi, il 3 di coppe e il 3 di spade. Voi continuerete ad avere questo amore travagliato, queste problematiche in una relazione, se di relazione stiamo parlando, in merito proprio a qualcuno che comunque si mette in mezzo, a qualcuno che come in un certo qual modo non vuole, cerca comunque sia di rompervi le balle e non farvi andare le cose bene, quindi è giusto allontanare determinate persone. Andiamo a chiarire il 6 di coppe rovesciato, quindi cosa vuole comunicarci il 6 di coppe rovesciato. Vediamo un po'. Ecco qua, potete fare dei progetti, potete dedicarvi a voi, iniziare a fare dei progetti, qualcosa di buono, di bello, di positivo, che riguarda comunque sia il vostro futuro. Ok, ci sono delle notizie in arrivo per voi, ma dovete comunque andare avanti, non vi dovete fermare assolutamente. Secondo me potreste andare a fare una pazzia in amore, ok? Fare un qualcosa che magari non avete mai fatto fino adesso, proprio perché vi rendete conto che c'è proprio, ci sono degli ostacoli, c'è qualcuno che vi mette degli ostacoli e non vi potete permettere assolutamente questo. Se avete deciso di iniziare, di ricominciare da capo, ok, andate a togliere quello che è il marcio delle situazioni che vi circondano. Adesso vediamo queste novità che arrivano, quindi questo 9 di coppe, 9 di spade, cosa vuole comunicare di più? Cosa vi andranno a comunicare su cosa riguarda? Riguarda la vostra stabilità, quindi ci sono delle comunicazioni probabilmente non riguardanti la vostra stabilità. C'è un qualcosa, delle notizie che arrivano. Queste notizie a un certo punto vi faranno fare quel passo in più per ricominciare da capo e per decidere quindi di avere il vostro equilibrio, la vostra stabilità, quindi il dover pensare a quello che, ripeto, è il vostro proseguire per poter andare avanti in modo comunque stabile. Ed è bellissimo, è veramente bello. Quindi notizie in arrivo, è come se un qualcosa, una notizia arriva a voi e dice: ah, ecco, ok, è così, perfetto. Allora adesso io mi gioco per il mio futuro, io gioco le mie carte per il mio futuro. E poi qualcuno, ripeto, vi comunicherà qualcosa, vi comunicherà qualcuno che cerca di mettere il bastone tra le ruote in questa relazione, ok, ma non possono far nulla perché comunque ci sarà la risoluzione di problemi. Voi avrete la vostra fortuna, ma solo allontanandovi da qualcuno. Vediamo invece questo 5 di spade e 5 di bastoni, quali comunicazioni ci sono. Cosa vi verrà detto? Cosa dovete sapere in merito a questa coppia di carte? C'è una donna, un qualcuno che voi pensavate fidarvi, ma riflettete tanto su quello che sta facendo questa donna in particolare. Riflettete veramente tanto, perché veramente vi sta mettendo il bastone fra le ruote. Vi comunicherà qualcosa che non vi piacerà assolutamente. Vi darà proprio una notizia che non vi piacerà. Riflettete su quello che vi andrà comunque sia a comunicare, perché qualcuno che agisce comunque sia alle vostre spalle.
Andiamo a vedere invece il 3 di coppe e il 3 di spade rovesciato, cosa vuole comunicare. Wow. Ai ai ai. Allora, abbiamo detto che c'è questo sentimento travagliato, perché c'è sempre qualcuno che crea un ostacolo, che si mette in mezzo, eccetera, eccetera. C'è questa difficoltà di questo amore, perché comunque qualcuno si mette in mezzo. Dovete parlare chiaro, allontanarvi da una certa persona, da una certa situazione, per vivere la vostra serenità, la vostra gioia, il vostro benessere e celebrare comunque sia qualcosa, perché voi arriverete a celebrare qualcosa lì dove è una situazione che va avanti da diverso tempo. Voglio vedere i nostri angeli cosa vi consigliano, cosa vi comunicano, anzi quale consiglio vogliono darvi. I nostri angeli e arcangeli, quale consiglio diamo al segno del Sagittario nella settimana che va dal 6 al 16 giugno 2022. Un consiglio da dare al segno del Sagittario nella settimana. Sono saltate due carte. Sono cadute due carte. Andiamo a vedere. Allora, equilibrio, l'arcangelo Zachiel e il 9 di fuoco. Allora, questa carta dell'equilibrio parla comunque di un bisogno di equilibrio, di moderazione, cercare di collaborare, di scendere a compromessi e aspettare il momento giusto per poter agire. E fin qua, ok, ci sta tutto, in base a quello che chiaramente vi ho detto. Quindi il dover ricominciare, il mettere le basi, fare un qualcosa in modo comunque equilibrato, esserci anche una moderazione lì dove volete portare avanti comunque dei progetti, ci deve essere una collaborazione con questa persona e comunque scendere anche a compromessi e poi aspettare il momento giusto per arrivare all'obiettivo magari che avete voi in testa. Il 9 di fuoco invece parla di un non rinunciare, proteggi ciò che hai creato, abbi coraggio e credi in te. Se sei sicuro delle basi che hai messo fino adesso e vuoi comunque andare avanti perché credi comunque in una determinata cosa, quindi non rinunciare su determinati obiettivi in base a qualsiasi cosa magari possa succedere in questa settimana, non rinunciare, vai avanti. Devi proprio proteggere il tuo amore, la tua compagna o il tuo compagno, ci deve essere proprio in un certo qual modo la protezione, proteggere comunque qualcosa e cercare comunque sia di avere coraggio per affrontare determinate persone o determinate situazioni e in più dovete credere in voi stessi. Dovete avere fiducia in voi stessi per portare avanti una determinata cosa. Se volete vado a leggervi anche la carta a fondo mazzo, il 9 d'acqua, che parla: il tuo desiderio si avvera, i problemi smaniscono, amore per la vita. Stiamo parlando quindi di un amore che comunque ve lo porterete a vita, ok? E le problematiche prima o poi svaniranno, ma dovete comportarvi in un determinato modo per poter ottenere velocemente quelli che sono i vostri obiettivi. Questa è la vostra settimana. Se vi è piaciuta, vi invito a lasciare un like, a commentarmi, fatemi capire veramente cosa state vivendo, anche se per qualcuno, insomma, per qualcuno di voi già so. Ok, io vi ringrazio, vi auguro una buona domenica, ci sentiamo presto, vi mando un bacio.